Grande Fratello, squalifica e denuncia contro due concorrenti, ecco chi rischia. Gossip Grande Fratello 15, scatta una nuova squalifica contro due concorrenti del reality? Non c'è un solo giorno in cui il Grande Fratello 15enne non sia al centro delle polemiche, video virgola anche piuttosto accese che riguardano i concorrenti in gara di questa 15esima edizione. Come ben saprete la scorsa settimana che è stata la squalifica ufficiale di Luigi Favoloso dal programma dopo aver pronunciato una frase sessista che ha indignato la conduttrice e tutta la produzione, ma possiamo svelarvi che anche nella prossima puntata del GF15 potrebbero arrivare dei nuovi provvedimenti clamorosi contro alcuni dei concorrenti in gara. Arriva una nuova squalifica al Grande Fratello 2018. Nel dettaglio, infatti, in queste ultime ore all'interno della casa di Cinecittà si è verificato un episodio molto spiacevole che ha avuto come protagonista Danilo, il quale avrebbe pronunciato una frase non proprio carina nei confronti di Lucia Bramieri. Nel dettaglio sembrerebbe che Danilo sia arrivato a dire che se gli avessero offerto un bel po' di vino sarebbe arrivato ad andare a letto anche con la Bramieri. Una frase infelice che è stata riportata a Lucia da Simone Coccia, che in questo caso ha fatto un po' da spia e di conseguenza ha acceso un vero e proprio vespaio di polemiche all'interno della casa, tanto che Lucia Bramieri ha accusato Simone di averla offesa con questa frase sessista e che merita la squalifica ufficiale dalla casa del Grande Fratello 15. La denuncia contro Filippo, ecco perché. Una richiesta decisamente molto esplicita e molto forte è quella della Bramieri, la quale ritiene che la frase pronunciata da Danilo nei suoi confronti sia grave tanto quanto l'espressione infelice di Luigi Favoloso che gli è costata la squalifica definitivamente dal reality show di Canale 5. Ma in queste ore Danilo non è il solo concorrente di questo Grande Fratello 15 finito al centro delle polemiche, anche Filippo avrebbe pronunciato delle frasi scandalo che hanno fatto indignare gli animalisti. Parlando del rapporto con il suo cane, Filippo ha detto che lui quando vuol fargli capire che non va fatta una determinata cosa lo fa dandogli un calcio. Un'affermazione shock che ha fatto subito il giro del web e che sarebbe costata una denuncia ufficiale nei confronti di Filippo da parte di un'associazione che difende i diritti degli animali. Il pubblico sui social, invece, ha fatto presente tale affermazione al GF15 e chiede che vengano presi i provvedimenti anche nei suoi confronti.